Salve, ancora una volta il vostro Santen Chan. Da 3 o 4 giorni, credo, sento parlare di questo incidente, diciamo, da questa catastrofe del cosiddetto traghetto della morte, che ha visto involucrato il Norman Atlantic, e che ci sono dei dubbi. Comunque una cosa è certa: ancora una volta, come il disastro del Costa Concordia, involucrati il capitano, il comandante, l'armatore, tutta la brava gente dell'equipaggio. Comunque non ci sono quasi più dubbi sul fuoco dell'incendio, perché questo traghetto, il Norman Atlantic, si è incendiato, è andato alla deriva e quasi affonda. Questa volta non ci sarebbe una condotta alla Schettino e ciurma di Schettino. Questa volta sembra invece che l'incendio è scoppiato nel parcheggio sotto coperta, dove ci devono essere solo i mezzi, le automobili, e non gente. Lì, se trovano uno con il biglietto, lo cacciano via da quel vano. Invece, se c'è un indocumentato, si può nascondere. Quindi, per molti inquirenti, il sospetto è che il comandante, l'equipaggio, insomma, chi governa la nave, anche l'armatore, erano alla conoscenza che c'erano dei clandestini a bordo. E quindi la cosa molto preoccupante è che magari si fossero fatti pagare un prezzo per farli trasportare in nero. Non sarebbe magari la prima volta che disgraziati di mare sono trasportati clandestinamente e in condizioni misere e critiche. Hanno acceso un fuoco per riscaldarsi e per cucinare, e dato che in un luogo chiuso, quasi ermetico, come nel sottocoperta di un traghetto, di un ferry boat, per esempio tutti i gas che sprigionano le autocisterne piene di benzina, olio, si condensano questi gas. Allora basta una scintilla o un fornelletto per riscaldare il tè o fare una minestra, o magari una stufa elettrica che salta tutto, perché i gas si condensano. E poi non è che magari hanno di per sé un effetto dirompente e distruttivo, ma condensandosi molto, in un istante fanno come una fiammata forte, che magari di per sé non è distruttiva, ma in un luogo compartimentato e stagno può distruggere l'ambiente, quindi farlo affondare. Ancora una volta, quindi, il sospetto di un armatore e o di un equipaggio collusso, che procede male, che per colpa di accettare clandestini a bordo, magari prendendo di nero denaro. Mi ricordavo dei Righeira, l'associazione mentale che ho fatto. Non so quanti di voi ascoltano i Righeira, no? Che dicevano: no tengo di nero, no 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 no, no tengo di nero, oh 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 oh, qualcosa del genere. Poi cantavano anche Vamos alla playa, che certo, magari andavano alla playa, alla spiaggia pubblica, perché se no come potevano cantare No tengo di nero e Vamos alla playa, oh 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 oh. A Roma, nel litorale, alla playa non ci vai se non c'hai di nero, ma anche se la playa è libera, perché gli sdraio, perché i panini, do cazzo vai se non hai denaro, in spiaggia non ci vai. Vabbè, digridevo. Ma il bello o il brutto è che questo caso si assomiglia a Costa Concordia, a quello della Moby Prince e a tanti altri, ma è paradigmatico del vascello o della nave Italia, che è sempre più il vascello fantasma, perché mette ansia e mette asma.
perché per esempio questo dei clandestini che pagano per andare clandestini dentro una nave da crociera e la fanno affondare perché si devono riscaldare in un ambiente che è inospito per la vita umana, solo ci trasportano macchine in quella sala, in quel parcheggio. È paradigmatico della corruzione che c'è in Italia, che fanno entrare tutti perché la mafia romana ci possa speculare fra le tante mafie, grattarci qualcosa sopra. Cioè il denaro non va all'assistenza dei poracci che ci chiedono asilo politico e che vengono a rifugiarsi per trovare un lavoro, ma va a tutti quelli che ci lavorano sopra, lavorano fra virgolette. E quindi io credo che questo piroscafo qua sia paradigmatico di come funziona il piroscafo Italia. Ecco perché Marco Travaglio diceva: cerco un capitano per la nave che è rimasta senza capitano. Ed ecco qua che io mi presento come il capitano della nave che non ha capitano. No, non il traghetto che adesso è naufragato, no, il paese che per Travaglio, oppure anche il PD. Il PD per Marco Travaglio era la nave senza capitano. Io mi postulo anche per il paese Italia, che è una nave senza capitano, perché sta andando alla deriva, come le nostre navi da crociera che ci fottono il turismo con queste condotte. Hai capito? Noi che siamo il paese più turistico, mettiamo o degli imbecilli al timone delle nostre navi da crociera, oppure degli scrocconi che ci arruffano e fanno pagare i clandestini. Poi nessuno controlla come quei clandestini viaggino nelle navi e quello che fanno. Accendono un fuoco, bruciano la nave. Magari l'hanno fatto apposta, perché con quello che hanno pagato gli potevano dare un aperitivo sotto coperta, no? Anzi, una copertina termica sotto coperta. Però vabbè. E quindi questo è il paese che ci ritroviamo, capite? Queste navi che affondano non affondano da sole, non affondano per inconvenienti tecnici, affondano per l'imbecillità dei capitani. E voi lo sapete anche a livello di amministrazione locale, regionale, urbana, di paese, quanti schettino ci sono, e quello è il vero problema. Bisogna riformare le basi dell'amministrazione, della burocrazia, dei funzionari, dei dirigenti. È inutile cambiare ogni 4 anni il presidente del Consiglio dei Ministri, ogni 4 o 5 il presidente della Repubblica Italiana. Adesso Giorgio Napolitano non si ricandida, ma chi se ne frega? Lui che ha tolto dall'impeachment PD e PDL che non sapevano scegliere un altro presidente, e che anche nessuno si filava il Movimento 5 Stelle, quindi alla fine si è ricandidato per salvare la casta. Bel atto eroico. E poi che andava a fare in pensione? In pratica vuole separare i contendenti per non fare che la gente scopra che litigano per finta, perché PD e PDL sono più inciuciati e in combutta fra di loro. Quando litigavano non era per andarsi contro, ma per distrarre la gente, come il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. E quindi, come dire, a me tutte queste cose del nostro paese mi sconcertano, lo riconosco sempre di meno. Ma come è possibile tanta improvvisazione, tanta imbecillità, addirittura nei capitani di nave? Ma perché, che ci facevano tanti migranti? Perché dicono che erano tantissimi. Magari si scoprirà che fra le macchine si sono andati a nascondere, senza che nessuno lo sapesse, più di 100 o 200 persone, senza che nessuno lo sapesse. E intanto tutti quelli che sono scesi dalla nave, dal piroscafo, a dire che sì, che si sapeva che c'erano extracomunitari e clandestini a bordo. Quante persone dovevano essere perché se ne accorgesse tutta la gente imbarcata legalmente? Tutti i passeggeri lo sapevano che c'erano degli immigranti a bordo, non perché ne hanno visto uno o due, magari ne hanno visto un centinaio, ed era così ad ogni viaggio, perché molti di quei passeggeri non erano turisti, erano pendolari. Allora te ti rendi conto che c'è impunità nel nostro paese per fare qualsiasi porcaggine? Poi certo ce la prendiamo, come già detto in un video precedente,
con Renzi, con Berlusconi, con Prodi, con Andreotti, ma se riflettono la condotta della gente, dei loro connazionali. Il capitano che prende le mazzette per portare i clandestini, l'altro che sta in una mezza orgia e che si incoccia negli scogli perché arriva tardi e poi l'equipaggio non sa quello che deve fare, quindi colpa della Costa Concordia, della Costa. Poi dà degli ordini, fanno al contrario, non si riescono a comunicare perché nessuno parla lo stesso idioma dell'altro, inglese, portoghese, russo, genovese, singalese, italiano. E poi abbiamo anche quello della Moby Prince che è stata speronata, dicono. Tutte queste cose succedono in Italia, all'estero magari sì, però non con tanta frequenza. Scusa, ci avevamo lasciato la Costa Concordia e ti viene quest'altra cazzata qua. E allora che dobbiamo fare? In chi credere oggigiorno? Però, ripeto, anche la gente che lascia la macchina in seconda fila e poi che succede? Che muore una persona. E bisogna riformare il paese dalle fondamenta. È inutile lamentarci di quello, di quell'altro, i dirigenti. Siamo tutti bravi a votarli. Poi ci lamentiamo. E intanto noi che facciamo? Del dirigente che ci toglie le multe del comune, per esempio, gli facciamo pure un regalo, magari non ci chiede soldi. E così ci corrompiamo e corrompiamo, perché quello togliere una multa per un torrone, uno spumante, capito? E quindi la corruzione non è soltanto un denaro, e non è che te la impongono, magari la vai a fare. Però che tragedia inutile questa gente. Che va a viaggiare per colpa di questo mercato umano, mercato dei clandestini, che non si vuol capire che si deve aiutare la gente nei loro luoghi di origine per evitare che ci invadano. È successa questa tragedia perché poi la tripolazione, il comandante, il nostromo, tutti quanti non sapevano che c'erano clandestini quando i passeggeri lo sapevano. Perché certo andavano a lasciare il camion di olio di oliva e la gente trovavano gente lì, solo che shh, stavano zitti perché avevano paura di una coltellata nella pancia. Allora, tutto questo mercato di carne umana, di gente, chi lo alimenta? Tutti i vari dirigenti che ci abbiamo. Per quello che io volevo essere il capitano della nave. Senza capitano del PD ed anche del paese della nave azzurra. Chiedete a Travaglio se io non gliel'ho detto, non gliel'ho proposto, ma lui ancora non ha detto niente. E poi mi raccomando, Marco Travaglio, prendimi come collaboratore del tuo Fatto Quotidiano. Come riusciremo ad andare avanti se veramente non riusciamo a combattere questi esempi di corruzione giornaliera? Un'ambulanza con un paziente che muore per colpa dell'inciviltà della gente. La diossina Napoli che avvelena, l'Ilva, questo del piroscafo. Basta. Adesso sono le 20:06, che sta diventando notte adesso. E io allora faccio questo video per augurarvi buon anno a tutti. Speriamo che l'anno che viene sia migliore il 2015, perché altrimenti non cambiamo d'anno, rimaniamo con questo vecchio anno 2014. Perché cambiare se sarà una stronzata peggiore? Però io desidero a tutte e tutti voi che mi seguite, che guardate tutti i miei video, anzitutto vi chiedo per favore di guardare tutti gli altri video che non avete visto. Comunque, a prescindere da ciò, vi desidero di avere un buon anno nuovo, di passarla bene, di moderare il consumo di alcol, perché sennò succedono tanti incidenti se guidate, se no vi sdraiate su un divano, è solo un problema di salute vostra. E quindi non abusate con l'alcol, divertitevi, state attenti ai petardi che sono traditori, addirittura i petardini piccoli, se fanno una fiammata vicino alla faccia vi possono rovinare un occhio, come è successo a un amico di un mio zio perché si è sposato con la sorella di mia madre, che adesso è morto purtroppo, il mio zio.
in pace di riposi. Però allora dicevo, divertitevi con fuochi artificiali, forse farò dei filmati di fuochi artificiali perché a molti di voi vi piacciono, piacciono anche a me, ma io non ne sparo manco uno, li sparano i vicini e quindi io me li risparmio. Fate attenzione con i fuochi pirotecnici, comprateli legali, usateli bene, se non scoppiano non vi avvicinate alla bottiglia, se no diventa una granata, una bomba mitraglia con le schegge di vetro che vi tagliano, quindi state attenti a come usate la pirotecnica. Buon anno nuovo, ci rivedremo l'anno prossimo. Forse voi già state nell'anno prossimo, ma io vi rivedrò l'anno prossimo, che adesso sono le 20, quindi fra 4 ore e un minuto è già l'anno prossimo. Quindi forse domani farò un video l'anno prossimo, perché ancora siamo alle 20 del 31 dicembre 2014. Quindi l'anno prossimo è fra 4 ore, alla mezzanotte di stanotte. Quindi ci vediamo l'anno prossimo, non fra un anno, ma fra 4 ore circa. State bene, grazie di seguirmi. Mi raccomando, ogni tanto mi si ammoscia il braccio, allora abbasso la camera. Non scordate di vedervi tutti i miei video. E vabbè, io ascolto queste tragedie e mi incazzo perché dico sono morti inutili. Anche che si specula sugli immigranti, su tutto, li si mantiene illegali, perché non aiutarli nel loro paese? Comunque speriamo che dal prossimo anno, da 4 ore in poi, tutto cambi nel nostro paese, i politici diventino saggi. La gente si autodisciplini per poter poi esigere di più ai politici, perché se fate gli stronzi, i politici vi cagano. Invece, se voi siete seri e siete incorruttibili, anche la classe politica cambia. Capito? Vabbè, allora ciao, vi saluto, non so che altro dirvi. Ciao. Buon anno nuovo, Buon anno nuovo 2015. Ciao. Happy New Year to 2015. O 2015. Ciao ciao!